Siamo arrivati al 77-78, è l'anno di Ezio Sella, uomo rivelazione della Fiorentina. Con i suoi gol contribuisce in modo concreto alla salvezza all'ultimo tuffo dei Gigliati. Siamo andati a trovare Sella a Roma e con lui abbiamo ricostruito quel campionato. Sella, lei arriva a Firenze nell'estate del 77 su segnalazione di quale dirigente della Fiorentina? Beh, a me mi prese a Firenze, mi prese Pandolfini. Ricordo io in quel periodo, prima di venire alla Fiorentina, ero alla Viterbese in C, avevo fatto la nazionale di Serie C e a fine campionato, a giugno così, venni a sapere che c'era un interessamento da parte della Fiorentina. Lei però non compare nella foto ufficiale di inizio stagione, perché? Perché io sono arrivato dopo, praticamente io non feci ritiro insieme alla squadra d'Asiago, venni dopo appunto perché ero in tournée con la nazionale di Serie C, quindi arrivai un pochino più in ritardo. Il suo nome è legato alla salvezza all'ultimo tuffo della Fiorentina, fu un anno particolarmente travagliato per i Viola. Beh sì, fu un anno molto difficile, io entrai alla 17esima di ritorno. E iniziò subito bene perché esordì subito con un gol, iniziai a fare, mi sembra quell'anno lì feci 7-8 gol abbastanza determinanti che poi servirono appunto per portare in salvo la Fiorentina. Non solo io, a quell'epoca in quella squadra lì c'erano grandi giocatori che poi in quell'ultimo periodo si erano ritrovati e quindi ci siamo salvati poi, come tu pensai, all'ultima giornata a Pescara sul 2-1, poi appunto con un gol fatto da me. Quella stagione tre allenatori per la Fiorentina, iniziò Mazzone, poi al suo posto Mazzoni e concluse la stagione Chiappella. Sì, Mazzone, io avevo un buonissimo rapporto con lui, mi vedeva benissimo, mi diceva sempre di impegnarmi in ogni allenamento, io seguivo ogni consiglio che lui mi impartiva e poi purtroppo è andato via e quando è andato via mi ha detto mi dispiace perché avrei voluto farti esordire, ma poi proprio la settimana dopo andò via lui e subentrò Mazzoni, all'epoca era responsabile del settore giovanile e proprio Mazzoni mi fece esordire in prima squadra, quindi poi dall'inizio poi subentrò Chiappella che continuò a farmi giocare, a valorizzarmi e iniziò la mia carriera insomma. Primo gol in maglia viola, se lo ricorda? Sì, non posso dimenticarlo, mi ricordo, è un 3-0 al Pescara, feci il secondo gol su un cross di Antonioni dalla destra, controllo, mi ricordo, con l'interno sinistro e calciai col collo destro l'angolino basso di Piloni, fu un'enorme soddisfazione anche perché poi c'è lo stadio pieno che così inneggiava e urlava il mio nome, quindi non lo dimenticherò mai sicuramente. Che sarebbe stata una stagione piuttosto travagliata lo avremmo dovuto capire da due episodi già a settembre. La prima all'esordio di campionato, la Fiorentina che quell'anno cominciava prima per i mondiali che ci sarebbero stati in Argentina a fine stagione, giocò una partita straordinaria contro il Milan e stava vincendo 1-0, credo con gol di Della Martira, credo, dopo veramente una partita molto molto bella e poi subì il pareggio al 91esimo a tempo scaduto per opera di Calloni, lo sciagurato Egidio di breriana memoria che segnò un gol molto fortunoso e ormai a partita ampiamente terminata, tant'è che ricordo che all'epoca c'era Giordano Goggioli che da Telelibera a Firenze commentava in diretta le partite e lui andò poco dopo la fine della partita negli studi per commentare questa partita e lui commentò tranquillamente la vittoria quando invece la Fiorentina quella partita l'aveva pareggiata. Ma soprattutto l'episodio forse un po' più incredibile di quell'anno fu la trasferta in Coppa UEFA che la Fiorentina giocò con lo Schalke 04. In quell'occasione la Fiorentina aveva sicuramente gli sfavori del pronostico, ma a rendere tutto praticamente vano fu l'impiego di un giocatore squalificato, Casarza, che era stato squalificato in una precedente edizione delle Coppe Europee, ma nessuno nella sede della Fiorentina si ricordò di bloccare Casarza, di non farlo giocare. Casarza scese regolarmente in campo e lo Schalke 04
vinse 0-3 la partita a tavolino proprio a Firenze. 7 gol per lei in quel campionato, ma il più importante fu naturalmente quello al Pescara, la penultima giornata. Eh sì, è stato quello più importante perché ci ha dato la matematica salvezza in quel campionato lì. Fu un gol molto rocambolesco, mi ricordo, perché in quella partita ci fu Giancarlo Antonioni che sbagliò un calcio di rigore. L'1-1. E a un minuto dalla fine ci fu un calcio di punizione a nostro favore e andò Galdiolo a calciare questa punizione. La prese male, la colpì male la palla, ma arrivò nei piedi a me, mi colpì uno stinco e la palla andò in rete, 2-1. Mi ricordo fu un gol casuale, ma un gol che poi voleva dire salvezza, quindi un gol veramente importante. Una partita terribile dal punto di vista delle emozioni? Beh, sicuramente una partita da noi sentita moltissimo, anche perché il Pescara era già retrocesso, però non si dava per vinto, nel senso che faceva la sua partita, noi dovevamo vincere a tutti i costi, quindi cercavamo in tutti i modi di arrivare al gol, anche a volte in maniera confusionaria, perché poi c'era il nervosismo, c'era la tensione che ti bloccava un pochettino, ti faceva sbagliare un po' più del solito. Quindi è stata una partita molto molto difficile, dove alla fine aver portato appunto in porto la vittoria fu veramente una grande impresa. Chiappella in panchina, come visse quella partita drammatica? Ma mi ricordo quella partita, un aneddoto molto simpatico fu che lui si era portato una radiolina per ascoltare i risultati delle altre partite. E quando Giancarlo Antonioni sbagliò il calcio di rigore, vidi sta radiolina volare fuori dalla panchina. Quindi era una persona splendida sotto l'aspetto umano. A me mi ha aiutato moltissimo, perché per me era un padre calcisticamente parlando, perché mi ha dato dei consigli, ma mi aiutava sempre, aveva sempre una parola al momento giusto, quindi ho un ricordo veramente molto molto bello di Chiappella. La storia di Pescara va raccontata perché la Fiorentina quel giorno riuscì a vincere 2-1 all'ultimo tuffo, proprio con un gol di Sella in mischia, e la cosa incredibile è che qualcuno aveva tentato di sistemarla quella partita, perché il Pescara era già retrocesso. E proprio per i buoni uffici che c'erano tra Gola della Fiorentina e Bertarelli, ex attaccante viola, in quella stagione in forza al Pescara, si cercò di far capire al Pescara che era meglio se non si impegnava troppo. Bertarelli dette assolutamente la propria disponibilità a far capire che non avrebbero fatto la partita della vita, e invece quello che accadde è che dopo un quarto d'ora il Pescara stava vincendo 1-0 proprio con gol di Bertarelli. Per cui a quel gol tutti si voltarono, tutti i giocatori della Fiorentina, a cominciare da Galdiolo, si voltarono a guardare Gola e a dire: ma è questo? E Bertarelli, per non correre rischi, si fece sostituire. A quel punto ovviamente Gola fu bersagliato dei peggiori insulti dai compagni di squadra, perché il tentativo un po' goffo di addomesticare e di ammorbidire il Pescara era fallito miseramente, e ci pensò proprio alla fine un tiraccio di Galdiolo che rimbalzò per terra varie volte e poi entrò in porta, credo con una deviazione di Sella. Diciamo che con i miei gol contribuì in maniera abbastanza importante a quella salvezza, però voglio dire, ci fu anche la grande partecipazione di tutti i miei compagni. In quel campionato i tifosi come la ringraziarono? Ma furono eccezionali, mi ricordo, ma non solo quell'anno, anche gli anni poi che si seguirono sono sempre stati con me molto, veramente molto calorosi, molto passionali. Devo dire che ho un bellissimo ricordo di Firenze come tifosi, come gente, ma anche non solo calcisticamente, ma anche nel modo di vivere, nel modo di pensare. Mi sono trovato veramente molto molto bene. Qual è l'episodio più curioso legato proprio alla tifoseria? Ma mi ricordo, quello più curioso è quando l'ultima partita di campionato con il Genoa, proprio in quell'anno lì, pareggiammo 0-0, ci salvammo, e io uscii dallo stadio, c'era una marea di gente, una marea di tifosi, e c'era mio padre che mi stava aspettando, e diversi tifosi, diciamo abbastanza, mi presero, mi innalzarono così,
mi festeggiarono e c'era mio papà che era preoccupato, che diceva lasciatelo stare, cioè, come se lui pensava che in quel momento mi volessero picchiare, non lo so, non, mio padre poi di calcio forse era la prima partita che vedeva in assoluto, quindi vedere una scena di questo tipo l'ha un po' colpito e a me devo dire ha fatto molto molto piacere. I ricordi di Firenze, della città, quali sono? Lei abitava a Fiesole, dove l'anno successivo fu raggiunta da Pagliari? Ma i ricordi sono splendidi, nel senso che ho vissuto molto bene a Firenze, vivevo in un appartamento stupendo a Fiesole dove avevo la terrazza che si affacciava praticamente su Firenze, quindi vivevo in un posto incantevole e ho passato 3 stagioni indimenticabili. Beh, Dino è un fratello, ancora oggi ci sentiamo, fa l'allenatore a Ravenna, abbiamo passato degli anni splendidi insieme, abbiamo condiviso tante cose, quindi siamo rimasti ancora tutt'oggi molto molto legati. In quella stagione quali erano gli stipendi medi della Fiorentina? Ma gli stipendi medi in quella stagione erano bassi, nel senso che quel periodo lì la Fiorentina puntava molto sui giovani, quindi era una società dove il giovane cercava di mettersi in mostra per poi poter aspirare ad andare a giocare in qualche società più importante, più blasonata, però non per questo la Fiorentina voglio dire era inferiore agli altri, nel senso che per esempio prendiamo Antonioni, ha fatto una carriera alla Fiorentina, si è trovato molto bene, quindi voglio dire fare una carriera e finire una carriera a Firenze penso che sia anche molto gratificante e molto bello. Chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'estate.